Ciao a tutti e bentornati. Oggi andremo a realizzare la borsa che avete già visto nell'anteprima. Questi qua sono i materiali che ci serviranno: il cordino, la stoffa per foderare, i manici, bottoni magnetici, uncinetto numero 3 e la rete. Questa è la rete che consiglio, che sono rette molto buone, si chiamano Plastic Canvas. Hanno dei colori diversi, però si trovano più bianco e nero. Le pagliette, tutti i materiali sono del mirandasol.com, troverete il link nell'info box. Adesso passiamo al tutorial con uncinetto numero 3. Iniziamo dal fondo avviando 36 catenelle. Abbiamo le nostre 36 catenelle. Lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella disponibile partendo dalla seconda catenella. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo andare a lavorare 15 righe di maglie basse per completare il nostro fondo. Quindi continuate a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Quindi continuiamo così fino ad avere 16 righe in totale. Ho terminato di lavorare 16 righe di maglia bassa per il fondo. Prendiamo un marcapunto e lo mettiamo qui per ricordare dove inizia il nostro fondo. Adesso iniziamo a lavorare il pannello del corpo borsa. Dobbiamo iniziare la prima riga lavorando una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. La seconda riga dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Terza riga, iniziamo ad inserire le pagliette. Lavoriamo una maglia bassa. Prendiamo le pagliette. Potete trovare vari colori di queste pagliette da Miranda Sol. Nel secondo punto andiamo a lavorare una maglia bassa inserendo le pagliette. Lavoriamo 3 maglie basse di separazione. Di nuovo inseriamo i pagliette con una maglia bassa sempre. Di nuovo lavoriamo 3 maglie basse di separazione. Di nuovo inseriamo
paghette. Quindi continuiamo a lavorare 3 maglie basse di separazione. Un paghette fino ad arrivare alla fine della riga. Ho terminato di lavorare la terza riga, arrivando alla fine chiudiamo con una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Quarta riga, dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Quindi continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso andiamo a lavorare la quinta riga. Quindi lavoriamo una maglia bassa, inseriamo i pagliette, con una maglia bassa sempre, e lavoriamo una maglia bassa, di nuovo inseriamo i pagliette. Lavoriamo 3 maglie basse di separazione, inseriamo pagliette, di nuovo 3 maglie di separazione. Inseriamo pagliette. Di nuovo 3 maglie di separazione. Inseriamo le pagliette. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine, dove lavoreremo come abbiamo fatto all'inizio: un pagliette, una maglia bassa, un pagliette, una maglia bassa. Arrivando alle ultime 4 maglie basse, dobbiamo lavorare in questo modo. Abbiamo lavorato le 3 maglie basse di separazione. Lavoriamo un pagliette, una maglia bassa, inseriamo i pagliette e chiudiamo la riga con una maglia bassa. Quindi lavoriamo una catenella e giriamo il lavoro. La parte del rovescio dobbiamo lavorare sempre maglia bassa, quindi lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della sesta riga, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso vi spiego una cosa. Da settima riga in poi, fino alla riga che vi lascerò scritta sopra, dobbiamo andare a ternare queste 2 righe delle pagliette. Quindi da terza riga fino a quinta riga dobbiamo ripetere alternando le pagliette fino ad avere l'altezza desiderata o l'altezza che c'è scritta sopra. Ho terminato di lavorare il pannello di davanti. Dobbiamo avere in totale 33 righe, sia le righe di maglie basse e le righe con delle pagliette. Quindi ho rifinito il bordo con una maglia bassa, quindi da qui fino a qui dove avevo messo i marcapunta abbiamo
33 righe di maglie basse e righe con delle pagliette. Giriamo il lavoro, inseriamo qui l'uncinetto, dobbiamo andare a lavorare 2 righe di maglie basse prima di iniziare a inserire le pagliette come abbiamo fatto da questo lato. Prendiamo il filo, agganciamo qui sotto una catenella e lavoriamo una maglia bassa. Quindi dobbiamo avere 35 maglie basse. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo. Quindi la seconda riga dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, della seconda riga, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo ripetere da terza riga fino a 33esima riga come ho fatto da quest'altro lato del pannello. Quindi iniziamo ad inserire le pagliette. Lavoriamo una maglia bassa, inseriamo con una maglia bassa e lavoriamo 3 maglie basse di separazione. Inseriamo di nuovo 3 maglie di separazione. Inseriamo le pagliette. Quindi andate a ripetere i giri che abbiamo fatto da questo lato uguale a questo lato. Qui ho terminato con il giro dove ho lavorato maglia bassa con delle pagliette e 3 maglie basse di separazione e poi ritorno a rovescio con la maglia bassa e poi di davanti una riga in più, una maglia bassa di rifinizione per il bordo. Quindi in totale dobbiamo avere 33 righe. La stessa cosa andrete a ripetere da questo lato. Ho terminato di lavorare l'altro lato del pannello, quindi abbiamo i davanti, il fondo e il dietro. Togliamo questo pannello e andiamo a lavorare il laterale. Con l'uncinetto numero 3 prendiamo il filo, avviamo 16 catenelle. Abbiamo le 16 catenelle, lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella disponibile. Arrivando alla fine, una catenella e giriamo il lavoro. La seconda riga dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga.
Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Terza riga, andremo a ripetere quello che abbiamo fatto nel pannello del corpo borsa. Iniziamo a inserire le pagliette da terza riga. Lavoriamo una maglia bassa, prendiamo pagliette e andiamo a lavorare una maglia bassa con pagliette. Lavoriamo 3 maglie basse di separazione, 1, 2 e 3. Di nuovo inseriamo pagliette, di nuovo 1, 2 e 3. Inseriamo di nuovo tre maglie basse di separazione. Di nuovo inseriamo pagliette. Finiamo la riga lavorando una maglia bassa. E così abbiamo la terza riga lavorata così. Quindi una catenella e giriamo il lavoro. La quarta riga e tutte le righe da rovescio. Dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine della riga. Continuiamo così fino alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso lavoriamo una maglia bassa, inseriamo pagliette. Qui lavoriamo una maglia bassa di separazione, inseriamo pagliette. Adesso andiamo a lavorare come abbiamo fatto prima, 3 maglie basse di separazione. Inseriamo pagliette. Di nuovo 3 maglie di separazione. Inseriamo pagliette. Lavoriamo una maglia di separazione, inseriamo pagliette e chiudiamo la riga lavorando una maglia bassa nell'ultimo punto. E così abbiamo terminato la quinta riga, quindi dobbiamo andare a ripetere dalla seconda riga fino alla quinta riga, ripetendole più volte fino ad avere 27 righe, perché poi 28 e 29esima vi farò vedere come andremo a fare le diminuzioni. Continuate a ripetere dalla seconda riga fino alla quinta riga per più volte, fino ad avere in totale 27 righe, sia righe dove abbiamo inserito le pagliette, sia righe che lavoriamo da rovescio, maglie basse, semplice. Ho terminato di lavorare il laterale, ho fatto 27esima riga, che sarebbe l'ultima riga con delle pagliette. Adesso andiamo a lavorare 28esima riga, quindi facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Lavoro una maglia bassa, lavoriamo una diminuzione 1 e 2 e lo lavoriamo assieme. Continuiamo a lavorare una maglia bassa
in ogni punto disponibile fino alla fine, dove andremo a fare un'altra diminuzione. Arrivando a questo punto abbiamo le tre ultime maglie, andiamo a fare la diminuzione qui, lavoriamo queste due maglie assieme e chiudiamo la riga lavorando una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Lavoriamo una maglia bassa nella prima maglia e diminuiamo lavorando 1 e 2 assieme. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare alla fine della riga, dove noi andremo a fare un'altra diminuzione. Arrivando qui abbiamo le ultime tre maglie, lavoriamo questi due assieme e chiudiamo con una maglia bassissima. E così abbiamo terminato la 29ª riga. Andiamo a tagliare il filo. Questo pannello dobbiamo realizzare un altro uguale preciso come questo. Ecco i nostri pannelli per la borsa. Dobbiamo adesso andare a tagliare la rete per poter rinforzare tutti i pannelli. Ho tagliato la rete seguendo la misura e la forma dei pannelli. Questo pannello del corpo borsa misura 48 cm per 22 cm, mentre i laterali misura 10 cm per 18 cm. Quindi però qui ho ritagliato nel bordo 1, 2, 3 per il fatto che abbiamo fatto le diminuzioni e poi sotto ho tagliato un quadretto, perché vi farò vedere adesso che andremo a realizzare il perimetro e perché ho fatto questo. Iniziamo con il laterale, appoggiamo così, mentre il corpo borsa lavoreremo normale come abbiamo fatto sempre, lavorando il perimetro, una maglia bassa in ogni punto, negli angoli una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa normale. Mentre questa adesso vi faccio vedere per il fatto che ho fatto questo, ho tagliato questo quadretto. Iniziamo con il laterale. Posizioniamo la rete sotto il pannello. Inseriamo l'uncinetto qui. Sto iniziando da sotto, prendiamo il filo, una catenella, vado, alzo questo poco, vado a lavorare una maglia bassa. E lavoriamo una maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa. Arrivando qui all'angolo, che cosa facciamo? L'ultimo punto o l'ultima maglia è in questo quadretto. Non dobbiamo lavorare una catenella e un'altra maglia bassa, andiamo direttamente a lavorare una maglia bassa in questo, prendendo l'altro quadretto, questo così, in questo modo viene un angolo un po' arrotondato e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto normale come abbiamo fatto sempre. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare all'angolo dove abbiamo ritagliato dei quadretti, perché andremo a lavorare
dentro questi quadretti ritagliati. Arrivando qui all'angolo, lavoriamo una maglia bassa prendendo questo buco ritagliato, una maglia bassa in quest'altro buco, l'ultimo li lavoriamo qui. E lavoriamo una maglia bassa qui in questo, nell'ultimo, qui all'angolo lavoriamo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Mentre qui non abbiamo fatto l'aumento, una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, in questo punto dobbiamo fare questo aumento, una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. In quest'angolo facciamo l'aumento, mentre in quest'angolo ripetiamo quello che abbiamo fatto qui. Vedete come è venuto quello che abbiamo fatto qui. Quindi continuiamo fino alla fine del pannello. Ho terminato di lavorare il perimetro di questo pannello. Tagliamo il filo e ricreiamo l'asola di chiusura. Ricordate di lavorare il perimetro con un numero di uncinetto inferiore a quello che avete utilizzato, perché la rete bisogna lavorarla o con 2,5 o con uncinetto 2. Io ho lavorato con 2,5. Così non avete difficoltà a lavorare il pannello assieme con la rete. Avrete un pannello laterale così. Quindi la stessa cosa faremo con quest'altro laterale e poi lavoreremo il corpo borsa, i pannelli perimetro come abbiamo fatto sempre. Ho terminato di lavorare il perimetro dei pannelli. Adesso prendiamo la busta dove c'è la stoffa per foderare. Riceverete questa stoffa nei kit che vi manderà Miranda Sol. Apriamo. E andiamo a appoggiare sopra. Potete stirare prima o anche dopo, appoggiare così. Lasciando 2 cm da qui, 2 cm da qui e 2 cm da qui. Andate a ritagliare lungo fino alla fine dove c'è il pannello, lasciando di nuovo 2 cm qui. Tagliate da qui per lasciare 2 cm da questo lato, 2 cm da questo lato e andate a stirare la stoffa, poi con la stoffa ripiegata all'interno, così stirata, andremo a appoggiare sopra il pannello. Poi, con ago e filo, andiamo poi a cucire tutto il lungo del pannello prima di montare la borsa. La stessa cosa faremo con questi pannelli, appoggiando sempre sopra. Lasciando 2 cm da qua, 2 cm da qua, 2 cm e 2 cm sopra, ritagliate e poi stirate e poi ripiegate all'interno i 2 cm, appoggiate il pannello e poi si va a cucire lungo a mano. Andate a ritagliare, a piegare la fodera di ogni pannello. Con l'ago e filo, per quanto riguarda il laterale, andrò a cucire tutto intorno, tutte e due. Però il pannello del corpo borsa devo cucire solo i due lati lunghi, lasciare qui aperte perché servirà per montare sia la chiusura e anche i manici. Quindi con l'ago e il filo vado a cucire i due lati. Passo così.
Allora, continuerà a cucire fino ad arrivare a questo punto. La stessa cosa farò da questo lato, da questo punto fino a quest'angolo, cioè dall'angolo all'angolo, e lasciare qui aperte. Ho terminato di cucire la fodera in ogni pannello. Ho preso il centro qui, anche il centro della base, del fondo del pannello. Ho messo il marcapunto perché adesso andiamo ad assemblare i due pannelli. Quindi continuiamo ad assemblare i pannelli in questo modo fino ad arrivare qui. Ho terminato di assemblare la borsa, adesso andiamo a cucire con l'ago da lana e il filo. Prendiamo l'ago da lana e il filo, andiamo a cucire intorno così. Partiamo qui e cuciamo fino a qui. Quindi iniziamo, passiamo il filo. Continuiamo a cucire così fino alla fine. Prendendo, guardate, le due maglie. Quindi continuiamo a cucire fino alla fine. La stessa cosa faremo anche con questo lato. Ho terminato di cucire i due laterali. Ho messo il marcapunto qui. Ho preso le 14 maglie centrali, sempre con l'uncinetto numero 3. Andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Prendiamo il filo con l'uncinetto numero 3, inseriamo, lavoriamo una catenella, e una maglia bassa. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare dove abbiamo l'altro marcapunto.
Arrivando qui dove abbiamo il marcapunto, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e giriamo il lavoro. Lavoriamo altre 8 righe di maglia bassa. Questo sarà il pannello per montare i manici. Come abbiamo fatto da questo lato, dobbiamo ripetere anche dall'altro lato, lavorando in totale 9 righe di maglia bassa. Ho terminato di lavorare 9 righe, tagliamo il filo. La stessa cosa andremo a fare da questo lato. Ho cucito già l'altro manico. Ho messo il manico, ho piegato il pannello all'interno, poi con ago e filo sono andata a cucire lungo il bordo, quindi fate la stessa cosa per cucire i vostri manici. Ho terminato di cucire tutti e due i manici, dobbiamo andare ad applicare la chiusura, potete mettere la cerniera se volete, applicare la chiusura che sono due bottoni magnetici qui. E chiudere in questo modo. Ecco, la nostra borsa è pronta. Abbiamo il laterale, il fondo, i manici. Ho terminato di mettere anche le chiusure, che sono due qui, uno qui e uno qui, e la borsa è foderata. Si può anche indossare uscendo il laterale fuori e chiudere la borsa in questo modo. Quindi spero che il progetto vi piaccia. Grazie per aver guardato i video. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!